Bentornati sul mio canale, oggi parliamo di educazione positiva e voglio darvi tre suggerimenti su come farlo nel migliore dei modi. Io sono Antonio Viscardi e sono uno psicologo perinatale. Aiuto le neomamme e i neopapà a diventare la migliore versione di se stessi. Egoisticamente noi associamo la maternità o la paternità alla nascita e non alla crescita. Quello che penso io che la maternità e la paternità, o più in generale la genitorialità, non è uno status biologico che acquisisci nell'atto fisico di mettere al mondo un figlio. La genitorialità la conquisti se sei qualitativamente e quantitativamente presente nel percorso di crescita dei tuoi figli. Ed è per questo che dobbiamo noi genitori andare verso i nostri bambini e imparare a farlo nel migliore dei modi. Oggi vediamo tre piccoli atteggiamenti che possono aiutarci ad andare verso i nostri bambini. Piccola premessa prima di iniziare. Questi sono solo suggerimenti e puoi applicarli al tuo stile genitoriale solo se ti sentirai a tuo agio nel farlo, altrimenti ti faranno ancora più affaticare. Ricorda sempre che ogni genitore deve attivare quelle che sono le proprie risorse e non inseguire ideali dettati da convenzioni sociali. Detto ciò, iniziamo. Come dire di no in maniera positiva? Soprattutto nei confronti dei più piccoli, da 0 a 5 anni, si è soliti rivolgersi con frasi del tipo «non si fa», «non si tocca». Oppure quando nostro figlio ci chiede di fare qualcosa insieme, mentre magari stiamo preparando la cena, rispondiamo «ora non posso», «ora ho da fare». Rivolgersi usando termini negativi alimenta nel bambino il senso di frustrazione e lo porta a fondere il suo comportamento con il proprio sé. Inizierà a pensare che non sono i comportamenti oggetti di richiamo da parte dei genitori ad essere sbagliati, ma lui stesso. Come facciamo ad evitare di generare sensi di colpa e frustrazione al bambino dovendo dirgli di no? Glielo diciamo usando termini positivi. Facciamo un esempio. Se il nostro figlio ci chiede di giocare con lui mentre siamo impegnati a fare altro, non rispondiamogli ora non posso, ora ho da fare. Rispondiamogli, certo, finisco di mettere in ordine e poi giocheremo insieme. In questo modo il bambino non prenderà il no come un rifiuto nei suoi confronti, non sentirà venir meno il legame di attaccamento, bensì concentrerà la sua attenzione sulla frase «poi giocheremo insieme» e attenderà che ciò accada dedicandosi ad altro nel frattempo. Educare e crescere i nostri figli possiamo paragonarlo ad una performance sportiva. Noi siamo gli allenatori e i nostri piccoletti la nostra squadra. Immaginiamo una squadra di un qualsiasi sport, che gioca e continua a perdere una partita dopo l'altra. E l'allenatore, dopo ogni sconfitta, si rivolge ai suoi ragazzi elencandogli cosa hanno sbagliato, perché hanno sbagliato e che se continueranno a giocare così, perderanno anche le prossime gare. Se foste uno di quei ragazzi, come vi sentireste? Non vi chiedereste, ma è possibile che di tutta la gara non abbiamo fatto nemmeno una cosa giusta? Il risultato sarà perdita di motivazione e ansia da prestazione. Guardate che con i bambini il meccanismo è lo stesso. Vi faccio un esempio, così sembrerà tutto più chiaro e familiare. Siamo nel nostro soggiorno di casa, sommersi da pile di costruzioni e giochini vari. Guardiamo nostro figlio e gli chiediamo di rimettere tutto in ordine. Nella totalità delle volte, nostro figlio metterà, se siamo fortunati, in ordine metà dei giochi e la nostra reazione sarà quella di dargli nuovamente l'ordine di completare il lavoro. Cosa dovremmo fare? Farlo magari noi al posto suo? Lo so che questo è il vostro primo pensiero ed in parte ci siete andati vicini. È proprio in questi casi che bisogna dare i famosi rinforzi positivi. Se insistete nell'ordinargli di mettere in ordine, il bambino sentirà il senso di insoddisfazione dei genitori e penserà che anche il minimo sforzo messo in atto per riordinare sia stato del tutto inutile. E allora perché rifarlo? L'atteggiamento corretto è quello di avvicinarci e aiutarlo nel riordinare tutto rassicurandolo e dicendogli quanto è stato bravo a mettere le costruzioni nel sacchetto e che la prossima volta, magari, dovrà provare a mettere a posto anche le macchinine. Un bimbo gratificato sarà sempre un bimbo motivato. Vedrete che dopo due o tre volte che vi comporterete così, sarà lui stesso a prendere l'iniziativa e metterà tutto in ordine. Concentratevi su cosa di positivo fa il vostro bambino e dategli il giusto rilievo. Dimentichiamoci totalmente di ricatti e castighi, non funzionano e non permettono al bambino di imparare nulla. Dobbiamo mostrargli le conseguenze delle proprie azioni perché nostro figlio impari a comprendere che quel determinato comportamento non è corretto per lo sviluppo della sua persona. Se mettiamo i nostri figli in castigo e non li aiutiamo a comprenderne il perché, l'unica cosa che capiranno
e che ciò che hanno fatto non va bene per noi. Il cervello del bambino compie questo passaggio. Ho picchiato mio fratello, la mamma si è arrabbiata, la mamma mi ha punito, sono in punizione perché la mamma si è arrabbiata e non perché ho picchiato mio fratello. Ecco perché il bambino, in altre situazioni, magari dove la mamma non è presente, rifarà lo stesso gesto. Per fargli comprendere le conseguenze di un suo gesto, dobbiamo andare verso i loro interessi e fargli vivere quella che è l'emozione della conseguenza. Vi faccio un esempio così ci capiamo meglio. Siamo a cena e come tutte le sere nostro figlio per terminare il suo pasto impiega un lasso di tempo interminabile. E sono continui dai mangio, sbrigati che è tardi e tanti altri rimproveri. Questo incontro di box si ripeterà anche se adottiamo il castigo come rimedio. E allora come facciamo? Instauriamo una routine con dei tempi ben definiti. Se per esempio nostro figlio ama che gli si racconti la favola della buonanotte, potremmo dirgli che la cena inizia alle 20 e che terminerà alle 20:45. Una volta terminata la cena, ci sarà la lettura della favola della buonanotte e chi non avrà terminato di cenare si perderà tutta la storia. La prima sera nostro figlio si comporterà alla stessa maniera di sempre, ma noi inizieremo senza di lui a leggere la storia. E quando verrà piagnucolando perché non ha fatto in tempo ad ascoltare la favola della buonanotte, noi gli lasceremo vivere questa piccola frustrazione e gli ricorderemo che il giorno dopo varrà sempre la stessa regola. Sono certo che il giorno dopo sarà il primo a finire di cenare. Questo accade perché ha vissuto come sua la conseguenza di una sua azione. Sua la conseguenza, sua la risoluzione della stessa. Questi sono solo alcuni dei piccoli accorgimenti che possiamo mettere in atto. Se avete delle curiosità o domande al riguardo, o anche soltanto volete raccontarmi la vostra esperienza, scrivetemela nei commenti. Io vi aspetto al prossimo video.